dalle relazioni svolte dal Comitato per la trasparenza degli appalti, da risultanze di attività di verifica e controllo svolte negli ultimi anni e così come riportato da diverse fonti giornalistiche, risulta abituale per gli enti ed aziende del SIREG la proroga di contratti di fornitura senza gara di appalto, oltre che degli acquisti in economia effettuati per affidamenti diretti con livelli che si possono considerare preoccupanti per gli enti e società del sistema regionale. Queste sono le parole del Comitato per la trasparenza degli appalti. Risulta inoltre che il ricorso alle centrali di acquisto Consip e Arca rappresenta percentuali troppo basse sul valore complessivo medio dei contratti, così come il ricorso a procedure diverse alle gare pubbliche, una situazione che si pone anche in evidente contrasto con le direttive della legge regionale 33/2007. Quindi questo ordine del giorno chiede alla Giunta di impartire disposizioni aventi l'obiettivo di raggiungere la massima copertura dei contratti di appalto degli enti e aziende del SIREG tramite centrali di acquisto pubbliche e a impartire disposizioni al fine di contrastare l'uso della proroga dei contratti di fornitura senza gara e degli acquisti in economia per affidamento diretto da parte degli enti del sistema regionale SIREG.